Buongiorno, si possono portare attrezzature e simboli religiosi sui palchi durante la campagna elettorale? Sì, certo che si può, ci mancherebbe, la cosa è assolutamente libera. Tra l'altro noi in Italia per molti e molti anni la Repubblica Italiana è stata governata e ha prosperato sotto la guida di un partito che si chiamava la Democrazia Cristiana, quindi non è neanche che sia una grande novità. Si possono portare simbologie religiose sui palchi, però bisogna stare attenti a capire a mente se quello che si vuole ottenere è coerente con quello che si fa, cioè se c'è un nesso che per caso sfugge a chi lo fa. Per esempio, se io porto sul palco, sono un protagonista, porto sul palco un simbolo religioso e su quello per esempio giura, dice io mi attengo a questo, gli altri hanno tutto il diritto di vedere se per caso è coerente con quei principi. Per dirne una, nella cristianità, nella versione cattolica, che è quella diciamo così maggiormente diffusa in Italia, una volta era l'unica, si affermava addirittura nei trattati internazionali, adesso questo si è superato, ma nella versione cattolica c'è la monogamia. La monogamia non nel senso di avere un coniuge alla volta, nel senso di averne uno nella vita. È sicuro chi chiama quei simboli sui palchi di attenersi a questa regola, perché altrimenti entra in un caso di incoerenza. Se sul palco sale uno dicendo io sono un fedele musulmano e giuro sul testo sacro che mi atterrò ai principi dell'Islam, a parte che io non li condivido, ma insomma io va benissimo, cioè per carità, fallo. Se poi la sera lo incontro al ristorante in Porcao, gli dico ma tu sei un incoerente perché mangi carne di maiale, non perché io creda che sia ingiusto mangiare carne di maiale, ma perché lui ha detto di credere di non dover mangiare carne di maiale, quindi diciamo così, l'incoerenza deve essere messa in luce. E poi c'è un altro aspetto. Se chiamo un simbolo di una religione nella campagna elettorale su un palco, in ragione del necessario pluralismo, che è affermato non solo dalla nostra Costituzione, ma dalla civiltà, perché l'Europa, nel nostro mondo, il peggio l'abbiamo dato con le guerre di religione, superata questo stadio insomma, da qualche secolo. E se chiamo il pluralismo, naturalmente da una parte chiamo un simbolo, dall'altra magari ne sollecito un altro. È esattamente questo che si poneva in mente chi lo ha fatto quel gesto. Ora, quindi bisogna stare attenti, perché nel fare politica, nel proporsi agli altri, bisogna cercare di dimostrare delle qualità che non consistano prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, nel chiamare l'attenzione su se stessi. Grazie, buongiorno, muovi a tutti. Davide, ti risentiremo anche più tardi con l'indignato speciale Andrea Pamparana e Fulvio Giuliani. Di cosa parlerete oggi? Continueremo a parlare della campagna elettorale, anche perché dalla settimana prossima ovviamente si vota e quindi non, per legge non potremo più parlare dei temi della campagna elettorale. Magari quest'oggi discutiamo con i nostri ascoltatori se per caso sono protagonisti politici che hanno evitato di parlare dei temi e dei problemi italiani durante la campagna elettorale, non per legge ma per vocazione.